Svegliati. Ma perché gli episodi iniziano sempre con te che mi svegli adesso, Snoob? È successo qualcosa di incredibile, guarda qua sotto. E il nostro saluto Angelo Palestro, Kiki Caccia e Rosa Conte. Se volete essere salutati dovete trovare questo pappagallino rosso in tutti i video per scrivere qua sotto i commenti il montaggio esatto in cui l'avete trovato. Mi raccomando, raggiungiamo per questo video almeno 10.000 like. È pauroso. Che cosa? Che cosa è successo? Guarda qua, pedale. Ma che cavolo? Guarda, questi legnami sono usciti dal niente. Io stavo andando a prendere qualcosa da bere in cucina, ho visto nella finestra questi piccoli gnomettini. Sì, però vabbè, sono finti, vai. Non me ne frega niente se sono finti o meno. Praticamente, guardano tutti quella stradetta lì. Ah, ma si dirigono a casa mia, Noob. Dobbiamo andare verso casa mia, assolutamente. Ok, va bene, però, ma prima tu, perché io ho seriamente paura? Ma per quale motivo? Ah, guarda, solamente quello non guardata verso casa. Oh, sciavoletta, ma questi vanno davvero da casa mia. Guarda qua, Noob. Oh mio Dio, la cosa mi sta mettendo più in quei giudici. Ma salgono, stanno salendo, dobbiamo salire sul tetto. Cosa? Dobbiamo salire sul tetto? Ma sei pazzetta? No, dobbiamo salire sul tetto sul serio, Noob, perché dobbiamo scoprire effettivamente cosa cavolo ci fanno questi gnomi qua. Ma che diavolo, ma come me lo spiego? Cioè, come te lo spieghi qua? Non me lo spiego, Spray. Ascolta, devi fare un saltino, ok, con il trampolino. Ma sei? Sì, e poi devi arrivare fin là sotto. Ok, bravo, perfetto, in questa maniera. Ok, ci sono riuscito. Va bene, vieni qua. Ma che diavolo? Ma arrivano qua i gnomi? Oh, sciavolette! Spizzerino è stato gnomato. Cosa? Hanno rubato mio figlio! Dai gnomi, hanno rubato mio figlio, Noob! Ah, cosa? Sul serio? Sì, però, sciavolette, aspetta. Ma c'è Dolcetta che sta dormendo. È perché qua... ma è strano effettivamente che era la finestra che era aperta. Devo andare a trovare... Spizzerino, forse so dove andarlo a trovare. Dovrei avere qua nel libro... delle coordinate, ok, le coordinate che mi portano nell'ognomo Pitti, che magari potrebbe darmi effettivamente qualche dritta di cosa cavolo è successo. Perché questo gnomo Pitti non è come tutti gli altri gnomi cattivi, è buono questo. Quindi meglio se vado, Noob, meglio se vado. Devo però andare a prendere la macchina. Va bene, Spray, però io non vengo, lo sai, vero? Sì, lo so benissimo che tu sei un caga sotto del cavolo, Noob, perché non vieni. Dai, Spray, ma puoi capirmi, su. Beh, comunque, adesso io vado, Noob, va bene. Entro in macchina e ci vediamo dopo, ok, Noob? Va bene, Spray, stammi bene. Sì. Speriamo. Ci vediamo, Noob. Ciao, Spray. Ok, quindi devo seguire le coordinate. Perfetto, allora dovrebbe essere verso questa parte. O speriamo di andare nella giusta direzione. Ok, allora, le coordinate mi conducono verso questa parte. Ok, è questa qua la casa dello gnomo Pitti. Va bene. Ok, adesso devo solamente suonare. Oh, scusi, signor Pitti, posso entrare? Ah, chi sei tu? Io sono Spreezer, ho trovato il tuo libro nell'accampamento, quello di tanto tempo fa, in cui stavate voi. Ah sì, me lo ricordo, e per quale motivo sei qua? Perché semplicemente ho notato che mio figlio è stato rapito e c'erano degli gnomi di cera, ok, di ceramica messi attorno. E mio figlio è stato rapito dal suo letto mentre stava dormendo. Sul serio? Mamma mia, i miei compari che sono quelli cattivi davvero stanno esagerando questa volta. Hanno rapito un bambino, assurdo, probabilmente perché se lo vogliono mangiare. Come se lo vogliono mangiare? Mio figlio, un bambino piccolo, si vogliono mangiare, un bambino di 5 anni. Beh sì, i miei compari, come ti ho detto, io mi sono distinto dagli altri, come appunto si vede, perché semplicemente io non vado per la loro etica. Io sono un tipo buono, sai come sono, Spreezer. Insomma, beh sì, me l'ho letto nel tuo libro. Vabbè, comunque, sapresti dirmi dov'è l'accampamento degli elfi cattivi, degli gnomi cattivi, voglio dire? Ma non chiamarmi mai elfo, che mi fai incavolare. No, scusami, dove cavolo potrebbero mai essere? Dovrebbero essere, in teoria, devi seguire il fiume verso destra, quello che sta praticamente alla fine di questa stradetta fatta di ghiaia. Ah, ok, va bene, ti ringrazio un sacco, Pitti. Non ringraziare me, ringrazio il dio elfo. Ma scusa, avevi detto che voi eravate... Sì, vai via! Ok, scusa, va bene, come... Vabbè, ti ringrazio comunque. Ottimo ragazzi, perfetto, quindi dovrei seguire praticamente il fiume che... Ok, va bene, ci sono delle barche, va bene, momentaneamente la lascio qua la macchina. Però in teoria devo andare a liberare il mio figlio. Ok, perfetto, questa strada giusto mi dovrà condurre in teoria verso l'accampamento degli gnomi cattivi. Però aspettate un attimo, io non ho armi.
Cioè, se questi qua sono cattivi, significa che sono armati. Oh, sciobalette, mi sa che devo ritornare dal gnomo, quello buono Pitti, perché mi devo far dare qualcosa. Non ho niente, ragazzi, non ho proprio niente. Dov'era? Ok, da questa parte. Sì, vedo l'antenna. Vedete, io da là sotto sono arrivato. E adesso però devo invece andare dal contrario. Però prima devo andare a prendere l'ascia, o meglio un qualcosa. Non so se è un'ascia, perché sicuramente gli gnomi hanno l'ascia. Vabbè, che tipo, dovrebbe avercelo lui. Magari mi dà qualcosa, vediamo, speriamo specialmente. Allora, vediamo un po'. Sì, mi scusi, signor Pitti, mi servirebbe un'arma. Sì, prendi la mia ascia. La ringrazio un sacco, signor Pitti. Sì, non ringraziare me, ma ringrazio. Sì, ringrazio, vabbè, ok, ho capito, ciao. Oh, scioletto, ok, magari con quest'ascia potrei effettivamente uccidere tutti quegli gnomi che sono messi lì. Ok, andiamo, 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 andiamo. Però, aspetta, la barca sta lì, perfetto, ok. Ci sono, ragazzi, è giunta l'ora di andare a salvare mio figlio e sperare che effettivamente lo riesco a ritrovare. In teoria questa strada quindi dovrebbe condurre effettivamente in questo cavolo di villaggio pieno di gnomi cattivi, dove il gnomo Pitti buono si è distinto proprio per la loro brutta etica nell'uccidere le persone, probabilmente. E probabilmente Sbriserino sarà uno delle loro, non lo so, un loro pasto. Spero di no, spero che non mangino i bambini piccoli. Però solitamente, non lo so, solitamente sono così i gnomi. Perfetto, ok, in teoria dovrei... dove sta parte? Non lo so se sto andando bene. Però credo che dovrebbe essere almeno questa parte. Mi sa che è giusto che salgo un attimo questi alberi così e vedo un attimo la situazione. Mannaggia, questa foresta poi è fittissima. Non si riesce a... Lì vedo una luce, ragazzi, vedo una luce. Perfetto, dovrebbe essere proprio lì. Ok, vedo una luce. Dovrebbe. Ok, vediamo. Dobbiamo... Ragazzi, oh, sciabolette. Lasciatemi stare, proteggimi del cavolo. Non sono buona, sono Sbriserina, sono bambina molto acido. Lasciatemi stare, ok? C'è mio figlio là sotto. Non ci posso credere, guardate, lo stanno arrostendo. L'hanno legato a quella sorta di abbraccio. Oh no, mi hanno visto, devo scappare. Mannaggia loro. Ok, no, non mi sto più seguendo. Ok, perfetto, devo salire sopra questi alberi. Magari riuscirei effettivamente ad arrampicarmi e a fare qualcosa, in modo tale che magari non mi faccio vedere. Ok. Oh no! Ah, perché sei qua tu? Vai, ragazzi, abbiamo un'altra preda! No, col cavolo che vedo un'altra preda! Muori tu! Ok, è morto, ragazzi, è morto. Ok, perfetto, devo risalire. Mannaggia, questi gnomi del cavolo. Ok, devo liberare Sbriserino subito. Oh no, sono pazzi di me. Devo, come faccio, ragazzi, come faccio? Dovrei ucciderli uno per uno. Mannaggia, ma sono fortissimi. Sono fortissimi sul serio. Ok, perfetto, li ho uccisi. Ok, lì c'è un altro. Dove cavolo è andato? Johnny! Sì, sono qua sotto io. Dove cavolo è andato quel tizio? Non riesco a vederlo, dove cavolo è? Ok, sono qua, mannaggia a te! Tu sei morto! Mannaggia a te! Ragazzi, guardate dove sono! Mannaggia voi! Aia! Ah! Oh no. Ok. Papà, ritorna! Ritorna, riesci ad ucciderli! Sono qua, Sbriserino, ti sto venendo ad aiutare! Muori! Vai, papà, dai! Fai vedere questi nanetti! Di cosa sei capace? Ma sei pure tu un nano, Sbriserino! Ma loro sono grandi! Hai ragione! Dai, li sto uccidendo tutti! Sono finiti! Oh no! No! No, invece ti ucciderò io! No, del cavolo, non si mangiano i bambini piccoli, mannaggia, no! Ho pochissimi cuori! Devo fare un 360! Muori! Ok, Sbriserino, ci sono qua! Tuo papà è qua, Sbriserino! Papà, aiutami, ti prego, salvami! Sì, aspetta un attimo, ti sto togliendo le funi!
no, no. Ok, ok, sei libero, Spizzerino. Aspetta che ti slego. Ecco qua, Spizzerino. Ti ringrazio di avermi salvato, papà. Prego, Spizzerino, ma adesso dobbiamo ritornare indietro, va bene? Dobbiamo andare a casa. Oh, sciobolette. Ma cosa è successo con la mamma? Perché non dormi più con noi? Una brutta e cattiva storia, Spizzerino. Cosa c'è in queste ceste? Oh, sciabolette, quanto pane! Io me lo prendo perché ho fame. Spizzino, tu hai fame? No, papà, sto... E ne ho bruciato il coretto! Ah!